Walking on the moon. Walking, walking on the moon. Thank you.
Buonasera, sì, sono senza webcam, poi dopo vi spiego perché, però Luca, sulla tua ultima affermazione poi ne parliamo, facciamo un meeting, un briefing, possibilmente al brunch, ok? Seguito da una happy hour, perché altrimenti che cazzo la fai a fare al brunch se dopo non ti fai l'happy hour? Un coffee break, sì. Nel meeting ci sarà il coffee break. No, comunque ragazzi, io stasera sono senza webcam. Spero di riuscire ad intrattenervi con la sola voce. Sperando che la voce mi resista. Cioè, no, che mi resista, perché detto così sembra che muoio io e poi continuo a parlare. Vabbè, ovviamente è in gioco Twitch. Dico, spero di riuscire ad intrattenervi soltanto con la voce, perché sono una merda, però ho still voluto fare la live. Still voluto fare la live, altri due inglesismi, mi raccomando. Ciao Anto, mo cambio la diretta in ASMR. Addirittura ho questa voce così rilassante stasera. Evidentemente devo stare male più spesso se ho la voce da ASMR. Ciao Marti. Buonasera tesoro. Per me no, ma vabbè. Dove stai? No, stasera senza webcam perché sto una schifezza, però ho voluto comunque fare la live. Buonasera, sì, ma in tutto questo la joint venture deve essere fatta as soon as possible. Se no il cliente non manda il cash e non si va in money loss. E noi si va in money loss. Poi abbiamo il break praticamente, altro che coffee, abbiamo il break e basta. Come stai, Marti? Come state tutti, raga? Io l'ho già detto, sto una merda. Non mi aggiungo di sei drogato. No, mi dissocio. Mi dissocio solo droghe legali, alcol e sigarette. Ovviamente dopo i 18 anni e responsabilmente. Come state, gioventù? Voi che mi raccontate? Io è meglio che non dico niente perché è stata una giornata molto strana. A tratti stranissima. Anche il caffè, sì, è vero, anche il caffè effettivamente è una dipendenza. Io non mi drogo, sono stupefacente di mio. Boh, pure meno, Luca. Ti si vuole bene, Luchino. Eh sì, effettivamente anche il caffè è considerata una dipendenza, quindi Luca si droga solo con il latte condensato. Anche quella genera dipendenza, sì. Effettivamente l'ultima volta che l'ho mangiato mia sorella aveva fatto un dolce, era buono, cazzo. E se bevevi Fanta era anche fantastico. Un minuto di silenzio per la battuta di Alastor. Bullate Alastor in chat, per favore. Ditegliene 4, ditegliene 8. Troppo, allora aspetta, non sono stupefacente, sono moderatamente sopra la media, no? Sei meraviglioso. Ah, mo' per me il minuto di silenzio, giustamente, dopo tutto quello che è stato detto in questi anni, in questa chat. Facciamo il minuto di silenzio per te. Ma allora mi dite come state? Che avete combinato? Se lo volete sapere, io ho la febbre. Ho la febbre a 38. Perché sono scema. Ina, ma che ti frega, scusa? Di che? Ah, di come stai? Oh, c'hai ragione, allora da oggi in poi non vi chiedo più un cazzo, non me ne frega niente di voi, vi odio con tutta me stessa e soprattutto non mi interessa, ok? Saranno pure cazzi miei, c'hai ragione pure tu, bah, lancio il gioco, andatevene a fanculo tutti. Bene, preferisci così, vediamo quanti aggiornamenti dovrò fare adesso per questo cazzo di... Ovviamente ragazzi non è vero, vale soltanto per Astor perché vi voglio bene. Andiamo avanti. Comunque l'idea era di farci, e questa è la cosa che voglio anche cominciare a proporre
verbalmente, così magari poi mano a mano mi date consensi in chat, non ci interessa. Io non vedo l'ora, carino, le sai, mi mancano 2000 pezzi per finire la produzione e fare il cambio. Una delle macchine ha deciso di abbandonarci, il meccanismo non capisce, non stia dito. Mannaggia la puttana. Quindi ti tocca farli a mano. Io sto a casa in total relax, se tutto va bene I will fall asleep, giusto per continuare a usare l'inglese in maniera inutile. Ma quanto è bello l'inglese in maniera inutile, Luca. Quanto fa British? Quanto fa milanese imbruttito? Dai, per forza. Parla come mangi. E si mangia British, però. Sappi che non ti conviene addormentarti con la live accesa. Io mo ti stacco il bot. No, 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 non si può a mano. Ah, a posto. E quindi come fai a finirli sti 2000 pezzi? Comunque, io stasera ho voluto comunque fare la live. Io vengo lì sfidando la febbre all'orietta. Ma stasera che cosa hai bevuto invece del cappuccino? Uno sciottino di aceto, zia? Non li finiamo se non va. C'hai ragione pure tu. Buon lavoro, tesoro. Ci trovi qui quando vuoi. Sempre ammesso che io regga botta perché ti ho detto non sto benissimo. Buon lavoro, Marti. Ti mando un bacino anche se non lo puoi vedere. Spero che tu l'abbia sentito. Se tua madre dice qualcosa, ti dico il Green Pass. Ma se mia madre dice qualcosa, tu fai come faccio io. Ignorala nella vita proprio, completamente. Allora, stavo dicendo, ho fatto comunque la live, nonostante io non stia proprio benissimo, perché ci tengo a esserci qui con voi. Però, magari per le prossime volte, quando ho una serata un po' più così, oltre, meno male che si vede il gioco, oltre alla live magari senza webcam, pensavo vi andrebbe di fare un watch party, ma soprattutto avete tutti il Prime? Sono certa che Antonio ce l'ha perché c'ha lo stemmino, ma va a cacare che ce l'hai. Però Lughino per esempio non lo vedo. Sì, Manina, però se non stai bene stacca e riposa. No, ma facciamo una cosa breve. Tanto comunque avrei giocato, no, Luca? Soltanto che poi mi sentivo in colpa perché non avevo fatto la live e quindi avrei passato tutta la notte. Allora, volevo essere qua. E Capodossa, la sorella di Caparezza. Ma anche io quindi sono fuori dal tunnel del divertimento. Oh. Quando esco di casa mi annoio. Sono molto contento. Oh. Ciao Leila. Bentornata. Io il tunnel l'ho arredato. Talmente tanto che ci sono rimasta stuccata dentro. Mi piace il cinema, è parecchio, per questo mi chiamano vecchio e da giovane sfumarsi e laccarsi davanti allo specchio. Sono vecchio, prendo spunto dal tuo unto ciuffo. Mi sento stretto come quando mi dissocio. Io sono Prime munito, se serve so costruire una pressa per i rifiuti che non ci azzecca nulla, ma fa capire di cosa sono capace. Luca, il supereroe che ci meritiamo, che non si merita noi, ma noi ci meritiamo lui. Allora, il mio accampamento è stato abbandonato. Io ho notato che quindi questa missione non la posso ancora fare, perché quelli ci arano veramente il popò. Il mio di popò, non... quindi direi... Il supereroe con i superpoteri, no, che cos'è questo supereroe? Punto esclamativo error, Luca. Allora, è la tua canzone. Ma posso fare l'accampamento? No, vabbè, no, vabbè, il gioco della vita.
No, vabbè. Ho fatto i tasti. Esatto, dicevo, ci siamo appena costruiti un falò sulla spiaggia. Pum, guarda là che bello. Adesso ci mettiamo qua e riposiamo. No, voglio riposare. Magari proprio dentro al fuoco, non lo so quanto. Cioè, io. Quanto romantica questa scena. Mo fa freddo, dice. C'hai ragione. Già la spiaggia, poi qua sta l'umidità. Voi avete mai provato a dormire in spiaggia? Pure ad agosto alle 5 del mattino diventa una cosa improponibile perché sta l'umidità di pazzi con geli. E io l'ho fatta a Capodanno. Portatemi la carne marinata. E sa qua, vedi? C'è. A Capodanno l'hai fatto. Il problema non è dormire e svegliarsi il giorno dopo, no, io era a Capodanno. Stavo morendo di freddo a terra con la spiaggia. Ma letteralmente. Ma con che stile fa rientrare l'ascia prima di lanciarla? Ma è bellissimo. Infatti sì, peccato che io ho una mira. La mira dei criceti morti, sempre quella. Dei criceti rossi. Roteare, non rientrare. Ma ho letto male io o l'hai scritto male tu? Allora, dicevo, visto che non possiamo fare quella missione lì perché ci rompono, andiamoci a fare quest'altra missione. Ferro. Lì c'è un lupo. No, no, non no, ho litigato con le dita e ho scritto rientrare. Ah, meno male, so ancora leggere. Pensavo di essermi sbagliata io. No, è che comunque io ho la chat. Zanna animale. Sulla tavoletta. Attenzione, aspetta. Oh, aspetta. Zia, smetti di picconare. Ci servono per la missione. Quindi non era niente di personale. Ma senti un po', Luca, anche Pacco Poncio ogni tanto comincia a mordicchiarsi le zampe, a grattarsele coi denti, poi a morderle, a leccarle e si fa male da solo e piange. O è Leila che è completamente stupida. Perché per esempio Linus non lo faceva quando era piccolo. Però c'è anche da dire che io Linus in questa fascia d'età me lo sono un pochettino perso. Niente più che cosa. Pure a me mi sta mangiando il muro. Non solo mi sta mangiando il muro, me lo sta anche proprio grattando. Mannaggia la miseriaccia zozza, infatti mi serve. A proposito, Antonio, conosci qualcuno che fa piccoli lavori di edilizia? Che vorrei lasciargliela intera la casa ora che me ne vado. Sì, ma io devo andare dall'altro lato, ma cioè lassù a 487 metri, ma come cazzo ci arrivo? Sapete cosa manca a questo gioco? La scalata. Decisamente. Tipo, vedo sti muri, no? E penso a Genshin Impact, come li scalerei su Genshin Impact.
Invece qua ti devi fare tutto il giro. Che cazzo me l'hai messa a fare sta montagna qua in mezzo agli zebedei? Delizia di che zona? Se devi demolire mio fratello. A parte quello, devo rifare. Lei l'ha rotto un muro e ci sono un pezzo di scala da rifare. Sono proprio piccole cose con, cioè, cemento intonaco e via. Lo potrei fare pure io, ma a quanto pare non si ci fida. Mi ricordo sulla carta che io teoricamente so falegname. Praticamente. Niente, mi devo fare tutto il giro del sacripante qua. È finita sta montagna. Che cazzo è? Il molare. Ridipingere pure dovrei, però più che altro è. Liscio. Ha meritato di vivere questo coniglio in realtà. Se mi stava quello, però. Fai presto, zia. Quello sarà Luca. Madonna santa, la finite voi qua dietro. C'ho il cane che sta litigando con le gatte. Diceva giustamente il buono, non so se stai parlando. Questo. Allora se la vuoi fare tu la live? Io non ce la posso fare. Tutto questo sapete che cosa sono? Sono dei lamenti perché è in disaccordo sulla presenza delle gatte sul letto. È suo il letto e quindi questo è il suo disaccordo. Perché, cioè, non solo della loro presenza, del fatto che siano. La fai finita. Del fatto che siano praticamente nel suo posto, ovvero di fianco a me. No, ho capito che mi vuoi bene, ma non. Per la cronaca, in questo momento è sopra le mie spalle e mi sta mangiando il cappuccio. Quanto content sprecato perché non abbiamo la webcam, eh? Allora, Leila, per favore, mi strappi i capelli. Regalo cucciolo di 8 mesi, chi lo vuole? Aia. Io speravo che con le felpe andasse meglio, no? Che gli passasse la cosa di mordermi. Hai ragione, lo sai che è un po' che non lo faccio. Non so, raga, non mi prendete per scema, è che non so perché, ma lei ha paura di questo suono. E quando lo faccio smette qualsiasi monelleria sta facendo. Quindi ci sono io che durante la giornata vado in giro a fare. Allora. I film che avevamo pensato, siccome spesso e volentieri, cioè molto del mio pubblico in realtà non è campano, ok? E della campagna ha una concezione leggermente sbagliata.
E quindi avevamo pensato a dei film che sono effettivamente, oltre che parecchio romantici per noi che comunque capiamo che cosa significa quello che viene. Tutto questo mi sta mordendo, quindi per quello ho difficoltà a parlare. Romantici per noi che comunque abitiamo questa quotidianità, dei film che comunque raccontino un pochettino veramente, quindi in maniera verace, quello che è Napoli, Napoli o comunque la Campania. E quindi avevamo pensato inizialmente a Così parlo bella vista di De Crescenzo. Forse qualcuno ha visto, forse qualcuno no. Ho detto bene, Antonio? Passato l'esame. Paco si offende e mi vuole mordere se gli faccio la pernacchia. Lei mi vuole mordere a prescindere. Ok, quindi Luca già ce l'ha presente. Comunque altri film anche del genere, non per forza di De Crescenzo. Poi nel caso possiamo anche decidere. La vuoi fare finita? Possiamo anche decidere insieme i prossimi. Tipo, io ce n'è uno che sicuro non troverò su Prime Video, che a me piace molto, però è anche molto crudo come film. E questo qui, se riesco a trovarlo, vorrei comunque vederlo insieme. Io tra 2 secondi ti porto in cucina e ti chiudo là. Ok? La fai finita? Mettiti giù. Accuccia e brava. Era ancora una piccola bimba con i boccoli del ciuccio. Sì, aveva proposto anche a Napoli non piove mai, che io non ho visto, quindi sarebbe anche una cosa interessante per me. Non la fa finita. Continua a morire. Ma io mo sono scesa dalla montagna. Perché mi dice che devo andare oltre quest'altra montagna? Io ho uno dei film che tra l'altro è atroce, però raga, non è un bel film. Assolutamente. Che tra l'altro vorrei far vedere a tutte le persone che mi hanno detto: guardiamo, ma l'hai visto Gomorra? Ora, io la serie di Gomorra non l'ho mai vista perché mi rifiuto proprio. Nel senso che non, Madonna, quanti ne ho grati. Donna santa, fatemi tornare nella terra santa. Ma sai che mi è servito? È fuori nevica di Salemme. Che tra l'altro forse si trova, eh. Tra l'altro Vincenzo Salemme, sì, noi potremmo vedere Salemme, sì. Assolutamente, che bello. Io adoro la teatralità di Salemme. Lo so, infatti sì. Però mi sa che forse, sai, si trovano anche. Si trovano anche gli spettacoli teatrali di Salemme. E comunque il film che vi dicevo che tutti quanti mi chiedono: hai mai visto Gomorra? Hai mai visto Gomorra? No, io mi rifiuto proprio. E ho letto il libro di Saviano, che credo che tra l'altro abbia poco a che vedere con la serie.
Però il film che vorrei far vedere a tutti quelli che mi chiedono se ho visto Gomorra è un film che si intitola Certi bambini, che è di un'atrocità assurda. Io l'ho visto che avevo circa 17-18 anni e non sono una tipa che si commuove facile, ma mi ha fatto rimanere con i brividi addosso. Non so se l'avete mai visto. Sai che quello non l'ho visto io invece. È molto semplicemente la trama, senza spoiler, parla di questo ragazzino. Porta pace, scritto così. Lo devo vedere quello. Non l'ho mai visto. Parla di questo ragazzino che cresce comunque nella Napoli, perché devi capire che Napoli si divide in, cioè, nella stessa città, tu passando attraverso i diversi quartieri, vedi praticamente due Napoli diverse. Cioè, vedi tante Napoli diverse e lui cresce in quella che non è la Napoli bene. C'è Fortapace su. Prime. O certi bambini a questo punto su Prime. Perché mi sa difficile trovare pure il DVD di certi bambini. Comunque parla di questo ragazzo che a un certo punto comincia a collaborare con una sorta di casa famiglia dove vengono. Lui conosce questo tizio che un pochettino cerca di salvarlo perché lui fa parte di un piccolo gruppo di delinquenti che vanno in giro a fare piccoli furtarelli per un tizio che si chiama Casaluce. E questo tizio, cercando di portarlo via da questo ambiente poco salubre per lui, lo porta in questa sorta di casa famiglia dove lui conosce tutte le ragazze che praticamente ci abitano e si affeziona particolarmente ad una di loro, che è anche incinta. Mannaggia, la buttana, vedi se devo morire. Anto, sei tu che mi hai iscritto. Comunque niente, praticamente a un certo punto succede un mezzo casino. Anto, aspetta. Vabbè, succede un mezzo casino per cui la vita di sto ragazzino che mentre veniva cercato, mentre si cercava di salvarlo, in realtà va completamente a fondo e l'unica alternativa è proprio buttarsi nella malavita pesante. È di un amaro allucinante, certi bambini. Comunque se lo cerchi su Wikipedia, però se mi sa rischi di spoilerarti cose. Non mi fa raccogliere rampicuffo? No, più che altro devo togliere la suoneria perché sennò sentite tutto. Comunque, in ogni caso, il watch party magari. Oh, è esplosa la streamer. Esplosa twice, scusatemi. Dicevo, nel caso volendo, possiamo fare anche su Discord come abbiamo guardato l'altra volta.
Santa Maradona. Ciao! L'ho salutato. Magari non in live, però ci organizziamo, ce lo guardiamo su Discord tutti quanti insieme. Quindi praticamente Luca mi deve dire quando è che lavori di notte, quando invece ci sei per guardarti in film fino alle 2 del weekend. Vabbè, così parlo a bella vista, ce lo guardiamo in live, che c'è il watch party, c'è su Prime. Quello lì abbiamo appurato che su Prime c'è, giusto? Ma più che altro perché anche se lo troviamo su altre piattaforme, non... quello là ce lo guardiamo certamente in live. Poi vediamo su live, su... Quello lì che mi avevi passato a Napoli non piove mai. E se troviamo anche qualcosa di Salemme, tutto questo ce lo guardiamo in live. Però certi bambini, io voglio farlo vedere sia a te che a Luca. Ci tengo particolarmente che lo veda Luca, perché secondo me Luca lo apprezzerebbe tantissimo. Non per la recitazione, ma per la trama. Perché la recitazione purtroppo lascia un pochettino a desiderare. E no, vabbè, io devo sapere se tu stai a lavorare, non è che puoi stare su Discord con noi. Non voglio. Quando è che c'hai di notte? Perché se è così, questo qua possiamo farlo pure di pomeriggio. Niente, per forza devo incappare dentro una lince. Ho visto le stelle che io non ho mai visto. No, non le stelle, la... le stelle le ho viste. Va bene. Ma io dov'è che stavo andando? Ho sbagliato completamente direzione. No, è questa la cosa. YouTube. No, quindi quello ce lo guardiamo su Discord. Per i cazzacci nostri. Conta che è sempre lo stesso giro di turno, 2 primi, 2 secondi, 2 notte, 2 primi, 2 secondi mi sembra tipo... 2 notti e 3 riposi. Spiegami la differenza tra un primo e un secondo. Un primo piatto, il primo l'ho capito, è quando devi andare alle 5 del mattino. Vero? Sono una brava bimba. Il secondo invece attacchi alle... Attimo solo che rispondo a un messaggio. Il primo è dalle 6 alle 14, il secondo dalle 14 alle 22, la notte dalle 22 alle 6. Ok, quindi se c'hai, ma i due primi ce li hai, cioè i due secondi ce li hai sempre di fila.
Capito, questi qua ce li possiamo vedere pure su YouTube, soltanto che a Twitch non piace. Quindi Twitch facciamo. E allora, quando c'hai 2 secondi di fila, potremmo. Madonna, il lag. Potremmo fare. Che la sera ci mettiamo, ci guardiamo qualcosa su Discord. Così sicuro ci sei e la mattina dopo non mi sento in colpa per non averti fatto dormire. Che cazzo è stato sto rumore? Ma è gente che si sta menando laggiù. C'è una guerra in corso là. Vabbè, io personalmente parlando non vi cacco. Sì, ma basta farmi questo rutto nelle orecchie per dirmi che quelli si stanno menando. Giovedì, ieri, venerdì e sabato sono di riposo. Quindi domenica e lunedì sarò di primo. Martedì e mercoledì di secondo, giovedì e venerdì sono di notte e sabato, domenica e lunedì sarò di riposo. Madonna, che mal di testa! Ci ho perso il conto! Quindi ieri eri di riposo. Ieri sei stato a casa. Oggi sei di riposo. Giusto? E domani. Cioè, oggi inteso che è cominciato il 15, quindi è già venerdì, sei di riposo e poi sabato, dopodomani, domani sei di riposo. Allora, domani sera possiamo vederci un film. Ciao Chris, scusa se prima ho staccato così in maniera brutale, ma ero in ritardissimo. Come stai? Ragazzi, io non riesco a capire questo cazzo di posto dove. Ah, ma il 3 dove eravamo prima. Quindi io devo seguire il segnalino del 2. Ok, 2, 2. Ah, Madonna santa. No, io c'ho la febbre. Si vede. Però trovo ferro a cazzo. C'ho l'inventario pieno. Quindi tra un po' ce ne andiamo direttamente in città. Domani sera inteso, sabato sera? Ma poi domenica mi alzo alle 4:30 perché sono di primo, è vero. Allora, no, stasera, inteso come venerdì sera. Venerdì sera, venerdì 15. Non domani sera, sabato, inteso come venerdì. Cioè, adesso è già cominciato venerdì, quindi sarebbe stasera, ma in realtà è domani sera perché in realtà siamo più vicini alla giornata di ieri che alla giornata di domani, almeno per ora, no? Venerdì sera, ok, raga, venerdì 15, segnatevi la data, decidiamo. Io direi che siccome sto malino, domani non facciamo la live su Twitch. Ma ci guardiamo qualcosa. Quindi non così parlo Bella Vista o quelli che comunque ci sono sul Prime. E a tal punto facciamo un appello a Twitch dicendo che devi aggiungere più roba su Prime Video, ok? Più film su Prime Video. Così ce li guardiamo tutti quanti Watch Party. Ok, zia, perfetto. Allora domani volendo possiamo proprio vederci quello lì. È amarissimo, ragazzi. Mi vedi quanto dura?
Se no, potremmo vederci Salem. Così che non sto bene, quindi potremmo. Diliziarci così. Facciamo che prima ti riprendi, no, lo dico per te, poi sei libera di farmi i caschini, però nel rimarlo con la febbre mi scoccia. Allora, tu devi considerare, Lu, che io stasera avrei potuto tranquillamente non startarla la live, però poi mi sarei sentita tutta la notte in colpa perché non ho fatto la live. Quindi, in realtà, questa cosa di vedere i film insieme era già è stata tentata una volta su Discord. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo visto Santa Maradona, poi non l'abbiamo più fatta. A me piace ed è un'ottima via di mezzo perché o quello oppure non faccio la live e sto tutta la notte a lamentarmi del fatto che avrei potuto tranquillamente fare la live, visto che comunque non riuscirei a dormire. Perché come puoi sentire, sì, sto male nel senso che non riesco a essere al top, a essere qui l'anima della festa. Non ce la facevo a sistemarmi, truccarmi, aggiustarmi il capello, quindi in questo momento sono in pigiama, spettinata, avvolta dentro una coperta, però lo senti che comunque sono attiva, sono pimpante, ci riesco a stare, ecco. Facciamo così. Domani vediamo anche come sto, ci organizziamo sul gruppo Telegram. Se sto bene, tanto da poter sopportare di vedere un film con la vostra brutta compagnia, ci guardiamo il film, va bene? Esatto, gruppo Telegram e ovviamente per vedere il film insieme, il Discord, che mi sembra che Luca è già joinato, però è un po' boomerino il nostro Luca, quindi dovremmo dire in quale canale deve entrare. È un po' boomerino, non è vero, non è boomer. Ti voglio bene, Luca. Me l'avete fatto uno shout-out col bellone del Giugio. Ok, quindi teoricamente siamo arrivati alla. Ce l'ho fatta. Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. Dovrei esserci, sono boomer e rinco. Se tu sei boomer, io sono. Non lo so, adesso, per lustra ansia di acque chiare in cerca di indizi sulle sorti degli abitanti. Per lustra il rifugio di Campbell in cerca degli indizi. Questa non ci voglio andare al rifugio di Campbell, scusate. Ciao, rimpianto. Scusa se non vengo da un po', tranquillo, ma ho avuto un periodo di studio secco e abbondante. Hai fatto bene. Sono qui solo per un saluto perché vederti giocare a New World non so più quanti livelli sopra di me mi fa sentire inferiore. Sono a livello 17 perché New World a me funziona una volta sì e 100 no. Quindi probabilmente sei sempre più alto di livello rispetto a me. Se ti può consolare, il grande e irreprensibile Campbell. Non sapevo avesse anche un rifugio, evidentemente sì. Io comunque pensavo a Naomi. Sì, ma dove cazzo le devo cercare queste cose? Cioè, mi avete mandato qua, ma me lo volete dare un segnalino sulla mappa di dove stanno queste benedette cose?
Ah, vero che tra l'altro ci aveva aumentato l'accetta. Ma perché non mi fai spendere il fottuto punto? Ah, ce l'ho fatto. Deve essere in Naomoka. Sì, tranquillo. Io rimpianto, ho provato ad avviare New World da quando non ci siamo sentiti, che ci siamo incontrati in chat da Ludra. E l'ho provata ad avviare 6 volte e è partito 2, quindi tutto questo ho finito Skyrim nel frattempo, quindi avevo un po' di cose da fare. Ma io che continuo a raccogliere cose, no, lo vedete questo di fianco alle skill, no? C'è il simbolo dello zaino. Lo vedete il cerchio bianco? Sapete che cosa significa quel cerchio bianco? Magari Luca. Magari 50 euro, hai capito? E poi non parte manco. È di Amazon. Anche questo. Sono accorto di sì, vedi, io ho il peso trasportabile. C'ho 311,2 e in questo momento sto trasportando 305 di peso. Dovrei tornare a casa, però poi io come cazzo ci ritorno qua? Cioè, dove per casa intendo qua, a prima luce, a depositare le cose. Non è neanche troppo lontano da prima luce. Se riuscissi a capire che cosa vogliono dalla questa. Ah, per lustro l'abbiamo fatta. Quindi ora devo andare al rifugio di Campbell. Ma dove cazzo è sto rifugio di Campbell? Io non vedo il rifugio di Campbell. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Prima ero solo un pazzo, lascia che ti racconti. Avevo una giacca squarcita e portavo taglie sui polsi. Annaggia, ma niente. Comunque, canale cinema illimitato. In che senso? Hai creato il canale su Discord? Che Alfredo qua si fa sentire. Allora, io non riesco a capire dove cazzo sta questo benedetto rifugio di Campbell. Mi dovrebbe dare il segnalino col 2, no? Ok. Allora. Uno. Ok. Cazzo sta l'altro segnalino col 2? Forse sempre qua. Wow, non mi posso distrarre un secondo però. Luca, se tu fossi Campbell, dove costruiresti il tuo rifugio?
Milano, la città della moda. Così può andare a fare i briefing a tutti. Che belli. Non può essere ancora equipaggiato. Questo fa schifo. Ok, ho risolto un po' col peso. Campbell, dov'è il tuo rifugio? Limbo! Ho letto un messaggio su Discord del Giugio. Ma c'eri già sul Discord, mi sa. Non c'eri. Madonna santa. Ho cercato sul web e a Bergamo. Non mi piace Bergamo come città. C'è solo gente. No, non l'ho detto, non ho finito la frase. Mi dissocio. Era una parodia Twitch. Benedetto rifugio di Campbell. Però cioè, c'avete un cazzo di tempo di respawn proprio della minchia. Ma vi ho ucciso, state un'altra volta qua. No, non è vero, Bergamo qualcosa di buono non ce l'ha. C'è Emmy a Bergamo. Ci sei anche tu a Bergamo. Ma i mob che ruttano dopo che sono morti? Ma perché? Anch'io, sono un po' più a sud. Non mi hanno fatto fare limbo. Anche Luca è di Bergamo. No, non è vero, non ho sentito l'accento. Non è vero. Questa cosa l'ho letta 12 volte. Ah, i pinguini tattici nucleari. Sì, ok. Pensavo tu che eri di Bergamo. Ho detto Luca di Bergamo. Da quando? Oh, cambia arma. Mamma, ho fatto fuori gli amici tuoi. Ma da dove esci tu? Comunque tengo una mira proprio dei criceti morti.
No, è che tutte le persone che conosceva a Bergamo ci ho litigato, però non è vero, c'è Amy. Senti, scusi lei, che per caso mi sa di da che parte sta il rifugio di Campbell? Quello delle zuppe. Dobbiamo litigare io e te? Sei serio? Lara di Woods, la... non lo so. Possiamo pigliarci una discussione su un gioco qualsiasi. Così faccio come facevo con tuo fratello. Ti tiro il mouse in testa. E comunque ti andrebbe bene perché i mouse di adesso sono leggeri. Sono miei, sono chi che fa la multa, te la tiri su il muretto, poi dopo sono strato. Eh? Scus, no, non la riesco a tradurre questa. E non è sopravvalutato. Le sciamane hanno due piedi destri, andò. Ma stiamo scherzando. Il personaggio più amato dai Yometti su Made in 2 c'ha due piedi destri e delle mani che sembra un muratore. Ok? La mia Asura nera, dicevo che era una Asura nera a forma di pera, perché è a pera. E vai, abbiamo finito lo spazio. Vai, lo voglio sentire. Ma nel dubbio sempre, nel dubbio sempre Asorita, ragazzi. Bravo, Antonio. Ma ci possiamo mangiare qualcosa? Qualcosa la buttiamo. Eccediamo di ben 16 di peso, cioè significa che dobbiamo tornare. Ma il viaggio veloce lo posso fare per tornare alla locanda qualora volessi. Con le chiappe strette. Vediamo. Dov'è la locanda che abbiamo con più, cioè con la luna? Qua. Fai ritorno alla locanda. Non puoi usare il viaggio veloce a fare ritorno quando trasporti troppo peso. Skyrim, is that you? Chissà come mai questa impressione ce l'avevo. Che buttiamo? Adesso quanto ci starò io per fare il 100 preciso qua? Nie, ma non mi potevi dare una cosa? Lo posso scrivere? Oh, la posso scrivere! Perfetto, e ora invio? No, come... Ok. Come si fa? Si dà l'ok a questa cosa? Non gli si dà. Allora... Dividi e control così, ok. Poi io faccio 100 e poi... Madonna, mi ha visto, non volevo fare quel passettino, non volevo, non giuro, volevo solo andare a casa.
Limbo! Ok, posso andarmene via, per favore, che devo andare a prima luce, devo fare pure due viaggi, devo fare perché la prima luce però è qua, potremmo andarci a fette. Cosa bravissimo, 10 punti a Grifondoro. Sì, anche io l'avevo capito questa cosa. Come si sta rigettando Federico Salvatore? No! Se io fossi San Gennaro. Tu sai chi è Federico Salvatore, Luca? No! Per cosa? Per cosa? Luca, secondo me lo apprezzerebbe tanto Federico Salvatore. Quello degli anni 90, sicuramente. Non l'hanno scritto. Perfetto. Un posto della moglie. Ma se vi sedete in coppa alla seggiola, vi conto la storia della scorretta. Quindi lo conosce, immagino. Sì, lo conosce. Hai mai sentito? Tu mi chiedi se... Scusa, scusa. L'incidente, quello lì in paradiso, lo conosci, sì? Sant'Antonio è qua da scala. Dove sta sto paradiso? È permesso? Posso entrare? Sono fresco fresco ucciso. Permettete una domanda? C'è sta uno con Ferrari. Sono quello della panda. Sono rimaste sulle fara. Azza. Dimmi che lo conosci, ti prego. Comunque, grazie a Costanza è abbastanza. Ah, non lo so. Io quando ero piccolissima, ok? Con mio papà facevamo questo qua dell'incidente in paradiso. Dove io facevo la parte di quello del Ferrari. Ma chi lei che schi che fa? Che discute il mio prestigio. Ovviamente facevo anche Sant'Ambrogio. Ma va là che sei un pirla, te lo dice il Sant'Ambrogio. Si Gennaro è un santum, ma le vecchie le sorpassa. Io mio papà. E poi alla fine c'ero io, 3 anni, piccolissima, che facevo non calpestare i fiori del deserto, non calpestare la cacca di cammello, come disse San Daniele, l'inventore del profumo pulcroto. Noi nel camion qualcosa dovevamo fare, io e papà nel camion qualcosa dovevamo pur fare, ragazzi. Per restare svegli. E poi a me papà da piccola aveva regalato una cassetta invece. Di quelle lì della misura. Perché ogni tanto compravi i biscotti, la pasta a misura, no? E ti usciva la cassetta di fianco. E quindi avevo questa cassetta dove dentro c'erano diverse canzoni degli anni 60. Quanto si incazzano questi comunque. Io sono entrata qua dentro, ma ci sarà una via d'uscita? Ovviamente no. Va bene così. E arrenditi insediamento più vicino, prima luce. Sì.
ascoltavo gli Squallor con tuo cognato. Ma io ero con papà. Ti sembra, papà? Quando io ho cominciato ad ascoltare gli articoli 31, li mettevo in macchina, papà mi faceva sempre: non mi piacciono, dicono troppe parolacce. Tu queste parolacce non le dovresti ascoltare. Avevo 3 anni. Noi. E quindi mi aveva regalato la cassetta della misura. C'era. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazze. Quello è il grande prato dell'amore. Uno non tradirlo mai, un fedente. Ciao, Wolf. Due non la deludere, lei credente. Tre non farla piangere, vive per te. Quattro non l'abbandonare, ti mancherà. Noi si facevamo i viaggi così, con lo stereo, con le cassette. Hai visitato Nayarth e fatto ritorno indietro. Devi essere molto abile in combattimento. Devo Sono essere con grato per questo. l'inventario pieno zeppo, frate. Mamma da svuota. Ma quel foglio lì su? Ma perché poi compaiono dei pezzi di carta così a cazzo? L'ho già letto. Solito quando sono grigetti li ho già letti. No. No, no. Allora, a parte che questi ancora non li posso mettere. Bravo, Luchino, che dà da mangiare al gatto. Mi porto sempre queste cose della pesca appresso, ma poi non pesco mai. Andiamo a pescare un po'. Devo riparare i pantaloni. Vediamo se adesso il segnalino 3. Lì c'è un 1. Ma sto benedetto 3, dove catenazzo sta il rifugio Campbell? Voi lo vedete? Questi sono il 2. Ok. Tale dov'è? E io non posso metterci un segnalino. Oh. Quindi via. Andiamo. 1,27 km. Io ti sento con gli occhi ma non guardo il monico. Come mi fai a sentire con gli occhi? Ah, con le orecchie. Ok. Ma vabbè, ma a prescindere che non guardi il monitor. Stasera sono senza webcam perché non sto bene. Quindi sinceramente sono in pigiama con i capelli arruffati, senza trucco. C'ho anche un po' di moccio al naso. E sono avvolta nella coperta con da un lato un cane e dall'altro lato due gatte. Perché le altre due si stanno facendo gli affaracci loro.
Non mi serve la registrazione qua. Cioè, in realtà, vabbè, sì. Vabbè. Ah, ok, grazie per i cuoricini, Luca. La chat mi è poppata 2 ore dopo. Ho sentito prima il suono e poi. Abbiamo trovato il rifugio delle zuppe, comunque, lui. Wimbo! Non ce l'ha fatto faccia, ha tirato uno schiaffone mentre cercavamo di far limbo, l'avete visto? Mi ha fatto bene a tagliare le gambe in queste condizioni se sei troppo sexy. Ma non è una questione di. Zio, però. Se ti aggri le cose, poi resta fermo. Ci giurerei. Era per l'immagine di te coccolata con i pelosini. Oh, quanta grazia. Ma io voglio raccogliere questo, ma sicuro e tranquillo mi attira lo schifo. Grazie per il raid. Ciao ragazzi, buonasera. Scusate, stasera sono senza webcam perché sto un pochettino una chiavica. Lucio pelato, ma perché? Perché Lucio pelato? Ma allora zio, io ti avevo lasciato questo a te. Anche tu stavi giocando New World, io però sono una nabbissima. Me l'ha detto lui di scriverlo e poi lui non scrive. Sì, il primo MMO che mi abbia mai preso. Io sinceramente ero molto più presa da Blade & Soul. Però, cioè, più che altro perché mi sta dando i nervi su 10 volte che l'ho provato a far partire. Sono stato scammato nobili, no? Mi è partito tipo 3 volte. Infatti sono al 17. Poi io sono una che poco fa sono dovuta andare a prima luce a svuotare l'inventario perché ho raccolto pure i sassi per strada, capito? Come puoi vedere sto procrastinando. Nessun falcetto. Mi si è rotto il falcetto. No, assolutamente. Conferma. Non mi si può rompere il falcetto. Ok, grazie per il raid. Come state? Sono piena di roba inutile. No, io ci vivo con le robe inutili. Calcola che io sono stata comunque. Cioè. Il mio primo videogioco in età adulta è stato un MMORPG. Ed è stato Metin 2, che era l'alternativa free a World of Warcraft. Un falcetto presto, il mio regno era un falcetto. Uè, allora. Limbo! Dicevo, ma mi ci sta quello che mi sta tirando lo schifo. Avete visto anche voi che ho fatto in favore di camera il agita e poi. Io ci sono stata staffer sull'ufficiale, quindi per la Gameforge. 7 anni ci ho giocato per 11 anni. Avevo una sura magia nera che era il personaggio quello impossibile da
Da far salire di livello l'ho portato al level cap. E io vivevo di roba inutile, ci ho fatto i miliardi con la roba inutile di mercato. Mi si sta rompendo pure il bastone. Lo sta, ma io quanti pezzi c'ho di ricambio? Ho questi pezzi di ricambio, sì. Ne ho un po' pochini. Tre pezzi di ricambio, mi sono rimasti due pezzi di ricambio, poi dopo se ne andiamo in giro con tutto rotto. Calcola, io adesso, tra l'altro questa cosa non la raccontavo mai, non la racconterei neanche adesso, ma chi non mi sente? C'era una persona con la quale io praticamente giocavo spesso, io avevo i negozietti, io avevo qualcosa come 15-16 negozietti sparsi per il villaggio. Sì, tutto si rompe, anche l'equipaggiamento. Avevo sti negozi anonimi, che quindi non erano per nulla riconducibili a me, con la chat bloccata, quindi praticamente non si poteva contrattare perché non si sapeva di chi era il negozio, non si sapeva. E il negozietto stesso non rispondeva. E niente, praticamente un giorno ho letto di una persona con la quale io giocavo. Che sapevo che aveva troppi yang, anche alle volte ottenuti in maniera leggermente illecita, no? E niente, a questo serviva un materiale da up che tutti buttavano e io ne avevo veramente tantissimi. Sono entrata in gioco sapendo dov'era lui col personaggio, io li ho messi in commercia. E lui mi ha provato a dare tipo 2 milioni e mezzo per tutto lo stock, per tutto, tipo ce ne avevo 20. E lui mi ha messo 2 milioni e mezzo nel commercio per averli tutti e 20. Allora io ho chiuso il commercio, ho fatto tre passi verso la piazza. Lui mi ha seguito, mi ha riaperto il commercio, mi ha messo 3 milioni. Insomma, abbiamo fatto questa tarantella un po' di volte. Io sono andata in piazza, ho messo il negozio, ogni item di quello l'ho messo a 22 milioni l'uno. Li ha comprati tutti. Tutti. Cioè io ho venduto 20 oggetti inutili a 22 milioni in uno. In che senso ti dimezzano tutto? Questa cosa mi è nuova anche a me. In che senso ti dimezzano? Io devo passare in mezzo all'accampamento dello chef. Puoi anche sì, nel senso che se non lo ripari ti dimezza la difesa. E anche l'attacco, immagino. Esatto. Cioè, infatti, non so se hai visto che prima io avevo sotto, vicino alla barra della vita, Luchi, avevo l'immagine del personaggio in bianco con i pantaloni rossi. Ho detto devo riparare i pantaloni. Il problema è che dovrei droppare le armi e le altre cose, oppure produrle e per romperle farmi pezzi di. No, ma io così facevo un botto di soldi. Io facendo così, praticamente a un certo punto ho comprato per KK, quindi per la moneta del gioco, mi sono comprata una sura armi magiche che questa persona stava smettendo di giocare e non riusciva in nessun modo a dare via al suo personaggio perché era al 76. Quindi l'ho pagata praticamente a fronte di quanto avrei pagato un Surarmi Magica che ai tempi valeva sui 400 milioni. Io l'ho pagata praticamente la metà. Cage Banshee 94, grazie per il follow. L'ho pagato la metà perché nessuno lo voleva per quel livello in più, ma a me non interessava perché praticamente ci ho fatto il 90 e mi sono expata con quel personaggio sui generali. Così ho fatto il 105. Al mio primo personaggio mi sono fatto il dropper per le mappe 90. Io vivevo così, vivevo di mercato, c'avevo
Infatti ho mandato in protezione un paio di computer per sta cosa. Perché avevo sempre 4, 5, 6 negozi aperti. Più il client sul quale giocavo. Infatti mi era venuta una mezza malsana idea, Mate in 2 nel 2K21, di provare a fare il livellamento di un personaggio tutto in live. Però quello è più infinito di Skyrim, raga. Che tra l'altro abbiamo finito Skyrim. Io ancora non ci credo. Signor Lupo, mi lasci. Io non voglio farle del male. Voglio proteggere la fauna, vaffanculo però. Siete tutti testimoni del fatto che sono stati loro ad essere aggressivi nei miei confronti, eh? Sì, ma l'abbiamo glitchato, buggato, cheatato. Alla fine ci mancavano soltanto i perk, abbiamo fatto tutte le missioni principali e secondarie. Ci mancava solo qualche perk. E da fare 2000 volte il glitch per i livelli. Ah boh, io non ho visto stavo collando la gatta. E quindi tu sei dalla parte del lupo, scommetto. Aveva ragione il lupo, vero Luca? I lupi, perché mi hanno attaccato anche in branco. Siamo arrivati al rifugio di campo. E siamo arrivati e qui c'è il comitato di benvenuto, vedi? Va sotto? Chi è? Ma grazie per la sub col Prime. Col Prime che lo puoi dare a uno streamer solo al mese. Hai scelto Nessuno me. ha appena messo le pin. Ha messo lo pin. Come ti ha chiamato? Lucio. Che poi lo dice bene il bot e lo diciamo male noi. Comunque, detto questo, ragazzi, benvenuti a tutti. Io stasera. Grazie Lucio per la sub. Io stasera sono senza webcam, che cosa che generalmente ho perché so la febbre. Sono mezza. Sono più di qua che. Cioè, sono più di là che di qua. In ogni caso, mi chiamo Nina. Ho 32 anni e come avete potuto assistere a questo gameplay, guardando questo gameplay, come avete potuto capire, io gioco veramente male ai videogiochi. Ho dei traumi col mio nome, alcuni mi chiamano Lucy. E c'è la O alla fine. C'è la O. Lucy Ho. Effettivamente ci può stare. Se sono americani può essere. Perché c'hanno anche le cose tipo Barbara diventa Barbie Ho. Non so perché in alcune zone in America. E dicevo, abbiamo anche. Io generalmente quando sto per andare live metto una storia su Instagram. E quando sto per andare sempre in live, c'è il bot su Telegram. Abbiamo un gruppo Telegram aperto per tutti dove facciamo qualche chiacchiera. Ultimamente chiacchieriamo poco, a dire la verità, però c'è sicuramente il bot che vi avvisa delle live e abbiamo anche un server Discord. Perché vi sto dicendo tutta questa cosa? Perché molto probabilmente domani sera non faremo live, ma ci ritroviamo sul server Discord per vedere un film. Poi magari forse dopo famo pure live, non lo so. Vediamo come sto. Tutto questo perché io sono una mezza cacchetta. Sono mezza cacchetta, però mi sento sola e ho bisogno di compagnia. Ecco. Esatto, grazie. Oi! Che cosa è successo? Il personaggio si era. Ma io qua nel rifugio di Campbell perlustra rifugio in cerca di indizi sulle sorti degli abitanti. Io ho trovato un sacco di non morti, ma gli abitanti. Ha avuto un attimo, sì, di ripensare. Salva lì che. Stavo
si stava inguattando tutto, però poi ha detto, ma forse bastone della vita di Chierico, forse è meglio del mio? Eh no, è sempre meglio il mio, quindi via. Capito? Quanto è British il comando per i sogni, Luca. Quanto è British. Tra l'altro adesso Lucio mi sono può... scordata le fettine panate. Esatto, ho avuto più o meno la stessa interazione nella vita del mio personaggio mentre... Ma c'è anche il punto esclamativo emote, ragazzi, non dimentichiamocelo, perché nonostante io non abbia la più pallida idea di che cosa fare con le mie emote, ne ho 6 da fare. Ci sono i sound, ci sono i sound solo per i subs. Che cosa è successo? Ok, dicevo... Sono partiti tutti i suoni delle emozze insieme. Perfetto, sta laggando il mondo. Hai rotto tutto, sì, hai rotto tutto. Ci sono anche le emozze gratis di Frankerface e Betterti TV. Alcune di queste, come avete sentito, fanno partire dei suoni. Sono quelle lì di Betterti TV che fanno partire dei suoni. E... sono completamente gratuite, dovete soltanto mettere le estensioni sul vostro browser, ecco, che tra l'altro è una roba leggerissima. Pensavo mi avessero hackerato il parlofono. No, no, semplicemente io ho una funzione, cioè un bottone, che cosa fa? Siccome tutte le emote, quelle che fanno partire i suoni, anche BestiaBot... li triggera, essendo un normale utente alla fine. Quando parte il comando emote, io ho un bottone che stoppa tutti i suoni delle emote. Solo che evidentemente non ha funzionato e quindi Bestia ha fatto partire tutti i suoni insieme. Ma avendo New World aperto, che notoriamente mi fa laggare il computer. Con la papaya. Pa, 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 pa. Volevo ballare, ma non mi ricordo. Oh, eccole! Sì, sarebbe bello vederle. Vedi, ci avevamo. Potevamo ballare sul punto esclamativo papaya. E quindi niente, praticamente mi ha fatto... Chi è che ha fatto... È Bestia che gli è partito il rispettate i moderatori. L'ha fatto da solo. Wow, quella renna parla! Non lo so perché stasera non mi ha fatto paura. Cioè lo so anche perché non mi ha fatto paura. Detto questo, io sto girando in tondo perché il rifugio di Campbell me lo sono lasciata bellamente alle spalle. A 155 metri, io devo trovare gli indizi là, proprio là. Perché l'ho letto prima, sì, perché stavo leggendo la chat. Stasera ma anche perché in realtà... Aspetta, possiamo fare la clip mentre balli papaya? Col personaggio? Certo. Quante volte l'ho ballata io? Allora, aspetta... Però dovevamo aspettare il culo down, perché c'avete il culo down sui suoni. Poi se vuoi mi metto in una bella postazione, non so se posso nascondere lui. C'è un comando per nascondere lui, secondo voi, su questo gioco? La user interface. Ma io volevo la canapa, non volevo il macigno, però. Vabbè. Stavo guardando di là e mi ha cominciato a picconare di qua. Non... A posto. Penso che possiamo salutare un altro grande artista.
Che male che mi fa sta cosa, sento. Ma Luca, il bastone lo devo tenere mentre ballo papaya dietro la schiena o lo devo togliere? Eh no, mi sa che mentre ballo non lo so se posso tenerlo in mano, ma ci proviamo. Dobbiamo trovare una bella location, però. Io ovviamente non dirò una parola mentre facciamo questa cosa, perché sto morendo di vergogna. Fatto il 18, posso mettermi questi pantaloni? Che poi forse sono meglio questi, da livello 10. No, sono meglio questi. Allora, adesso ci provo a ballare col bastone in mano. Però scusa, dovevo prima. Volevo una bella loca. Che dici qua? Va bene, Luca? No, vedi, lo posa il balsone. Tranquillo, Lucio. Grazie ancora per il raid e per la sub, tesoro. Poi ti aspetto su. Non mi ricordo se ci sei nel gruppo Telegram. È un po'. Eravamo 71, ma siamo 69. Tesoro. Pausa, se sei arrivata per il degenero definitivo. Luca, io a te sto aspettando. Aspetto solo Luca. Papaya può essere fatto anche senza bastone. Tu le bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Antonio ti ha ninjato il comando, te l'ha ninjato. A posto, posso andare dopo aver fatto questa cosa. Ce ne sono anche altre, eh. Ma io vorrei sapere, che devo fare per forza? Ah no, perché c'è lo slash dance. No, ma scusate. Ma what the fuck, ma co vabbè. Ce ne sono altre. Tra l'altro, ah, ma io tra l'altro ho anche questi qui. Quanto è fiera? No, questa non, ha detto che non la fa. Ok,
Crunchy Joyous Pasta Chocolate Train. Sì, ma perché? No. Perché ballava la techno prima? Perché... Ha scritto perché ballava la techno prima, soltanto che il correttore gliela... Perché io ballo così, a quanto pare. Sì, effettivamente. Nina manda un video su Telegram per dimostrare il mio duro lavoro di stanotte. Ah, aspetta tesoro, perché forse c'ho sul gruppo... Non... Non ci voglio credere, ha fatto pure il passettino a tempo. Non ci voglio credere, ha fatto il passettino a tempo. Sto morendo. Aspetta Marti, perché devo un attimo nel gruppo, visto che chi postava delle foto senza il consenso se n'è andato. Non ci mancherai. Permission. Send media. Ok. Dovrebbe essere tutto. Ah, ma lo stai mandando a me. Ok. Embed links. Ok. Salva. Quindi avete di nuovo le foto. E... Ok. Avete di nuovo le foto, i video e le... Ce la posso fare? E i link nel gruppo. Ok. Faccio partire il video che mi ha mandato la Marti. Ma si può sentire? Ma io in questo ho visto solo una bellissima Marti. Con la mascherina. In quest'altro. Mamma, se mi sta laggando. Cioè... Marti, perché stai pugnalando? Perché hai pugnalato? Scusami, Marti, perché lo stavi pugnalando? Marti? È tutta apposta. Cioè, Marti che pugnala un pacchetto di salviettine da bambini. Per il culo dei bambini. Marti, tesoro, hai bisogno di aiuto. Se lo meritava. Ti hanno fatto impazzire. Ho capito. Poi sono io quello che fa finta di lavorare. No, no, no. Lei stava testando la durabilità della confezione, giusto? Giusto, Marti? Era un test di lavoro. Beh, dai, meglio di me che faccio gol per far allontanare. Ragazzi, dovete sapere che Antonio, quando gli arrivano i clienti troppo presto al bar per fare colazione, si nasconde e comincia a fare... Ok, Antonio, per favore, puoi mandarci un audio di com'è che fai? Lo facciamo sentire in live. Per favore, ti prego, perché il mondo deve saperla questa cosa. L'ha fatto l'altra volta in macchina. Io non lo so, Ale, come ha fatto a continuare a guidare. Io avrei accostato perché non ce l'avrei fatta. Stavo ridendo troppo. Che mi metto ad urlare qui adesso? Eh sì, io... È alla fine lì che lo fai. No? Non è lì che lo fai generalmente. Fammi almeno chiudere le porte. Ma sono rientrati tutti, sì? Che chiudi le porte. Io non riesco a capire queste benedette tracce, ragazzi. Voi vedete delle tracce intorno? Comunque è durato poco. Noi abbiamo ripreso ora il cambio che ho già finito. Bisogna aspettare il lavaggio e poi regolo la macchia. Tra quant'è che stacchi?
domani mattina, me la... Sì, però sappi che le tue live influenzano molto le camere nel rientro. Ma io stasera ho startato tardissimo, quindi teoricamente potevano pensare che la live non ci fosse. Comunque, ragazzi, è allucinante, quando non faccio live le camere gli rientrano subito. Quando faccio live io, sta gente si ripresenta alle 4. Io continuo a non capire che cazzo di indizi dovrei trovare qui a sto benedetto rifugio. Trovo solo gente morta. Che poi non muore e respawna troppo in fretta. Oh! Allora, alle 6, immagina, attenzione ragazzi, aspettate che mi metto in un posto sicuro perché abbiamo il goblin, ce l'abbiamo. Io sì, sicuro adesso qua ci schiatto questa cosa. Aspetta, zia, faccio fuori questo che mi metto nel campo di patate. Anzi, mi metto Luca. Luca. No, però, zia, devi girarti dall'altro. Aspetta, aspetta un secondo che adesso sentiamo il goblin. Ciao Julian, no, non si è rotta, sono rotta io, ho la febbre. In questo momento sono spettinata in pigiama, struccata e avvolta dentro una coperta. Tutto è bene con la papaya. No digas nada, no se entendería. Perfetto, direi ragazzi che il mio personaggio non si doveva chiamare. C'è un modo per cambiare nick? Perché ho il nuovo nickname per il mio personaggio, a costo di farlo da capo. Posso rifarlo da capo a un altro personaggio? Sapete come la chiamiamo? Angela Favolosa Cubista, tutto in caps lock. Vi prego, posso? Posso? Luca, posso rifare il personaggio da capo? Allora, è molto edulcorato, quindi questo è il goblin, ovvero il modo in cui Antonio manda via la gente dal bar. Sono qui alla discoteca Campo di Patane, ci sono i balli sulle casse. Questo è il goblin, ovvero Antonio, quando la mattina la gente arriva troppo presto al bar, si nasconde dietro al bar e gli fa così. No, non dovete prendere alcol. No, no. Immaginatevi, alle 5 del mattino voi vi appropinquate al bar dell'albergo e sentite questo. Ma che di notte? No, non ha un bar. Lui fa il concierge notturno in un albergo che ha anche il bar per le colazioni. E quando ci sono le colazioni nell'albergo sono dalle 7 alle 11, no? Tipo, dalle 7 alle 10. E c'è gente che si presenta alle 5 che vuole fare colazione. Capito? Alle 5 che vuole fare colazione e tu te trovi il goblin nell'albergo. Oppure vogliono i cocktail.
alle 3 di notte, quando il bar è chiuso, e quindi ti ritrovi il goblin che ti dice no. Solo che lui non si fa vedere, si nasconde. E quindi tu immaginati questi che stanno nel bar, che comunque è mezzo spento, no? Sarà chiuso, quindi al buio, semibuio. E si sentono sta cosa. È tutto spento, perfetto. Io mica riesco a capire dove cazzo sono questi indizi, però, regà. No, ragazzi, non è la voce dell'esorcista, è chiaramente Gollum. Poi se volete ve la faccio, vi faccio la mia di imitazione di Gollum. Sì. Perché stavi praticamente, quello era il tuo canto del cigno, stavi dormendo in piedi. Notte, ecco. Era in pieno delirio dal sonno, quindi ragazzi io lì stavo morendo. Io lì stavo proprio morendo. Immaginatevi che ha cominciato, perché poi quest'estate, aspetta, mi porto un attimo lontano da sti tizi, così vi racconto. È stato il giorno in cui sono andata. Devo vedere se mi riesce ora come ora. Mi serve concentrazione, Luca. Così mi fai emozionare. Comunque è stato il giorno dove sono andata però se vuoi ti posso fare su, a crudo ti posso fare sicuramente la strega di Biancaneve durante la trasformazione. Quella mi riesce benissimo. Comunque, quello lì è stato il giorno dove io sono andata alla Telecom. Vuoi vedere che questo foglietto che dovevo trovare? No. Mannaggia, la puttanazza. Dove sono andata al centro Telecom per prendermi il modem e mi hanno detto che non mi potevano dare il modem perché il modem che avevo io non risultava. Insomma, io lì stavo proprio. Ti faccio quindi prima Grimilde. Hai presente la scena dove si trasforma nel cartone? Fa? Le mie mani, la mia voce. Ne vuoi un morso? Ah? Era 10-10, Luca? Anni e anni di duro allenamento, questa stronzata. Non so se Luca è scappato, sta clippando. Mi vado un attimo a cambiare, scusa. Faceva paura a tutti Grimilde quando si trasformava, vero? Il bello è che ti potrei fare pure l'imitazione di quando è. Però mi dovrei riguardare tutta la formula. Perché c'è tipo nero della notte per tingere le vesti. Un urlo di terrore per sbiancare i capelli. Quindi c'è tutto il rituale.
Niente, Luca non parla più, non gli è piaciuta la mia imitazione. Oh, finalmente ho sanata dalla critica, nulla di più sublime, si è interrotto il terrore. Niente. Fredde le mani, le ossa, il cuore freddo, il corpo del viaggiatore. Il mio tesoro. Mi è venuto malissimo. Mi è venuto malissimo perché non posso urlare. Quindi l'ho fatto bassissimo e mi è venuto greve. E poi non mi ricordo perché c'era la. Io sono l'unica formula che ricordo della Disney. Occhiti, pocchiti, wocchiti, wocchiti, abracadabra. No, io quando ero piccola, quando sentivo qualche doppiaggio un po' più strano, mi c'entravo in fissa. C'entravo completamente in fissa. Quindi Grimilde che si trasformava e cambiava la voce era... Wow! Da piccolo io... Eh sì, vabbè, non ci entro ancora in fissa. Immagina il momento in cui ho cominciato a giocare a League of Legends. E ho messo le voci prima in italiano e poi in inglese. E c'è tipo quando picchi Vayne. Io Vayne non la so giocare, la gioco malissimo, ma mi piace il voiceover che fa quando la picchi. Che fa Let's go hunts, we'll fall into darkness. Come dice darkness? Darkness, lo dice darkness. E quindi c'è stato un momento dove spammavo questa cosa. Oppure il mio cuore e la mia spada appartengono a Demacia. Mai giocato Garen, però ho questa cosa. Ma tu sei matta, hai fatto Gollum nel momento esatto in cui la gatta mi ha appoggiato la zampa sul braccio, così d'improvviso. Ho preso un colpo, ho sentito la mia. Scusa Marti, ho ucciso Luca! Oh, il gioco ovviamente Twitch. Buon lavoro, Marti. Ci sentiamo dopo. No, bestia, bot. Troppi simboli, Marti. Le faccine. Bestia, bot, ha bullato Marti, regà. Devo aumentare un pochettino la symbol protection. Mi state uccidendo stasera. Ditelo che è tutto un piano per non vedervi. Comunque Luca, non è vero, non ci credo, non può essere successo così, non può essere andata così, nego. Nego assolutamente che sia andata in questo modo. Colpa tua se bestia, fatto mi fanno alle modi. Povero Luca. Io provo ad ucciderlo, Marti lo bulla. Luchino, ma che ci hai fatto a noi? Che ci hai fatto a noi donzelle? No, no, con te non si possono risparmiare emoti. Ah, io! Ma io! Mi sape a sti lupi che io ho fatto nella vita che mi devono assaltare così. E tu neghi, è diventato il cuore. Ma non l'ho fatto apposta. Che ne sai, in realtà è la gatta che vuole ucciderlo e becca i momenti giusti per farsi sembrare che non sia colpa sua. Quale delle due? Quale delle due gatte? Aiuto, sto morendo, non riesco più a respirare. Mi state uccidendo.
Pannola, sicuro. Pannolino. Ma grazie al cacchio, che nome gli hai dato? Pure io proverei ad ucciderti se mi avessi dato questo nome. Ovviamente in game, in gioco, Twitch. In gioco. Perché l'hai chiamata così, Lu? Vogliamo la lore. Madonna, già mi ha visto questo. Non l'ho nominata io, è arrivata che già si chiamava così. Chi è stato a darglielo? Vogliamo sapere la lore. Adesso devi chiedergli del perché. Arrivava Paco, mi sfondava un braccio. Prima Leila mi ha tirato un mozzicone sul polso. Ma mi cura un attimo, perché lo vedo, eccolo lì giù. Chissà se da qua lo prendo. Con agitare e colpire. Agitare e colpire. No. Mannaggia la buttanazza di che morsettone ci ha dato. Aia. No, ma ci dà pure il colpo di coda. Me lo ricordavo meno violento ieri. Mio zio che come me non è troppo a posto, per i suoi animali usa dei nomi abbastanza stravaganti, quindi Pannolina è arrivata da una sua idea. Visto che Pannolina e Miss Marple arrivano dalla cucciolata fatta dai suoi gatti. Da dopo, Marty! Vabbè, io pure con i gatti. C'è tutta una roba strana sui nomi. Tipo c'ho Palletta. È un biglietto da visita abbastanza promettente. Ma sta stronza! Che cosa non era dalla tazza? Comunque, Ante, a te t'ho fatto andare in bagno. A Luca gli ho fatto saltare. Non pensavo di essere così spaventevole. Scusate, non lo faccio più. Luca gli ho fatto saltare il cuore dal petto. Con la collaborazione di Pannolina. Che adesso la mia... i drilli escono dalla tazza del bagno. In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia? Doccia, e che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia. Bibbia, non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 km di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. Ma è stata la combo che mi ha destabilizzato, non la voce in sé, ok? Un'amicizia che non passerà mai. Mi sento male, non so per l'umidità, ai. Avevo voglia di prestarti qualche cosa solamente con la scusa di riuscire a fare tardi. Oh no, ho sbagliato. Con la scusa di parlarti e di toccarti e di baciarti. Ho sbagliato il ritornello. Spunta un nuovo fiore, l'agente immobiliare, come lo volevi tu. Ma se cancelli il mio ricordo, succede che sono morto. Vedi, non esisto più. Non c'è confine di proprietà. Non
Se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La carriola dove va? Esattamente quella. In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia. Comunque, scusa una cosa. Antonio, tu non puoi non conoscere questa canzone. Cioè, tuo zio non ti ha fatto una capatanta. Che poi, fondamentalmente, se tuo zio ti ha fatto una capatanta su questo cantante, è colpa mia pure là. Mi dispiace dirtelo. Sono Dracula Nazione sotto il sole col sudore sulla guancia. Guancia. È il contrario con Bersani. Se giù che hai fatto una capatanta a lui. A posto, noi gliel'abbiamo fatta in due. No, io da molto prima di Aldo, Johnny e Giacomo l'ascolto. Io ho cominciato ad ascoltare Bersani quando è uscito Freak. Che mi pare fosse il 94. Che è ben prima di Chiedimi se sono felice. Luca, tu, che anno era quando è uscito Freak? L'album proprio, non la canzone. Io il 94 avevo 2 anni. Io ne avevo 5. Però ero già, c'avevo tutta la mia discografia, confermo, era il 94. C'avevo già tutte le mie canzoni, perché io, e te l'ho detto che in macchina. No, no, io nel 94. Io proprio nel 94, perché le ascoltavo in radio. Facevamo i viaggi col camion e con la macchina, io e papà, e quindi avevamo la radio, quelle poche volte che si prendeva in autostrada. E allora poi entravo in fissa e chiedevo il CD, dritto per dritto. E quindi poi mi sono innamorata di Bersani e poi ho preso tutti gli album col tempo. Fino a Caramella Smog, però. Poi dopo Caramella Smog ho smesso. Da piccolo, giocando alla ruota del Luna Park, bloccavo il mondo in bilico. Mia madre e mio padre sedevano e in mezzo al sosia di Gesù. Giù. Comunque, io voglio fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, però con Space Cowboy. È una canzone, Wolf. In mezzo al sosia di Gesù. Chiama Cado giù di Samuele Bersani. Penso intendesse un bambino piccolo in fasce, comunque come sosia di Gesù. Meno male, eccoti di ritorno. Seri dubbi sulle priorità. Senza ombra di dubbio. L'alleanza con Nayarth, quando vivi per secoli, capisci che le persone sono capaci di tutto, corrotte o no. L'unico modo per esserne sicuri è andare a Nayarth e cercare indizi. E farlo con discrezione.
Notte, Luca. Stamani a casa, è sempre un piacere, vi si lava solo e kiss kiss and Douglas dance, good night, see you soon, love, love. Luca, prima che vai, possiamo fare soltanto una piccola cosa, piccolissima, Luca, roba di 2 secondi, ok? Ci stai, Luca? 2 secondi? Qua, proprio qui, sul ponte. Ma non mi ricordo, è space? Mi fai uno space, Luca? Punto esclamativo space? Space. Dovrebbe essere space. Ok, perfetto. Scusate, dovevo. Ormai abbiamo dato via questo meme. Torna quando avrai finito di indagare su Notte, qualsiasi persona che Luchino. tratti di me. Devo sbloccare altri balli. Adesso shopperò su questo gioco soltanto per sbloccare i balli. Ci sono altri balli che si shoppano. Vediamo un po'. Dai, non, però non è possibile. C'è solo un ballo. Vedi, non si possono neanche shoppare gli altri balli. Però questo qua, questo qui mi piacerebbe averlo, il no 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 no. E vabbè, vedremo se prima o poi ce le regala. Intanto è così. Esatto, tiè. Ciao Luca, buonanotte così. Fiera proprio. Ci deve essere comunque il modo per nascondere lui. Non c'è, solo così. Tieni, Luca, così. No, notte da questa posa fiera. Ringraziamo il Prime per averci regalato questa posa fiera. Per chi giocasse a New World, vi ricordo che ci sono delle ricompense Prime da riscattare. Che chic. Quanto t'amarra. Notte, Luchino, grazie della compagnia. Bacione. E ci mettiamo d'accordo domani pomeriggio per domani sera. Anche perché io tra un po' mi sa che stacco pure io perché se ne sta andando a quel paese la voce. Mi sa che abbiamo un po' di punti reputazione da. Oh, intanto abbiamo. Perché ho 15 applicati, 13 applicati e. Ventiquattro destrezza attribuì. Vabbè. Notte, Luchino. Un bacino anche a te. Non si vede stasera, ma penso che l'hai sentito tutto. Era anche abbastanza stuccoso. Era. Era un bacino. Punto reputazione territorio. Prima luce. Ci prendiamo. Allora. Quindi adesso che dobbiamo fare? Attacco di ogni carta. Cerca indizi sui vecchi piani dei pirati presso attracco. E io ho letto attacco. Bene, ma non benissimo. Che ore si sono fatte? 3:40. Io propongo. Lo sapete che cosa propongo? Ci andiamo a fare due smadonnatine su League of Legends e poi andiamo a Nanna? Chi ci sta? Mi è venuta voglia di giocare Vayne, che non la so giocare. Ovviamente in ranked.
perché ho droppato questi stivali e non li ho messi? Questi li possiamo lasciare giù. Oh, abbiamo un'accetta migliore. E noi qui siamo. Va bene, adesso andiamo allora. Posso solo un attimo un po' di stuff in inventario, così. Oh yeah, ho finito pure lo spazio nel magazzino. Mi sa che forse la prossima volta facciamo meglio a produrre, a cominciare a produrre un po' di cose. Va bene, la prossima volta produciamo un po', eh. Abbiamo riempito completamente anche il magazzino di prima luce. Prepare for battle. Perché? No, ho sbagliato, ho chiuso il bot. Allora, modalità studio. Che bello, stasera praticamente non avete neanche la mia webcam sulla schermata. Quindi non ci dovrebbero essere problemi, vedete tutte le azioni. Riloggo un attimo il bot. Ok. E avvio lì. League of Legends, dov'è? Ok. Le ventole sono accese. Hai già messo la categoria, anzi, faccio io. Mi dite se la categoria è giusta, visto che l'ho fatto da qua. No, tranquilla zia. Non so perché non mi ha preso, perché dovevo scrivere anche la seconda L grande. Ok. Io in realtà vorrei cambiare un pochettino ruolo, sinceramente, però andiamo mid. Andiamo top. Andiamo support. Sì, però devi scriverla bene, mi sa. Tipo, aspetta un secondo. Facciamo un test, eh. Ok. Perché se no te la piglia male. Ok, ma la vedo bene. Devo scriverlo bene.
Ciao Wolfino. Ciao Wolfino. Che facciamo? Andiamo mid? Andiamo a dei carry. A dei carry, va. Buona pappa, Wolf. Quanti minuti ci dà per trovare una partita? 52 secondi. La vita. Però in realtà non tanto, sai. Prima ho fatto un paio di ranked con Snacchia. Lui top, io mid e ce l'ho trovata praticamente subito. Io vorrei giocare lei, ma viene troppo scalata. Va, con lui. Ci sta troppo bene. No cure for fools. Do you have Darius? Avevo qualcun altro? Ok. Brand Jean Bot. Che titor. Arsederino. Allora, mo e scommesse. Se vedrai il gioco o vi farete soltanto 40 minuti di voiceover. Si vede? Sì, ok, si vede. Perfetto. Minchia, 434 mastery point gin, attenzione.
La vedo male. La vedo nera. La vedo brutta. Anche perché a Mumu mannaggia tutto. Arriviamo, 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 arriviamo. Ho fatto un giro brutto. Eccala, eh. Vabbè, è tutto guardato, basta. Ma è tutto guardato, gentina, cioè è inutile. L'invade più fail della storia questo. Hanno dato 60 gold. Arriviamo pure in lane. Mannaggia tutto. Arrivo in lane già smezzata io. Che bella vita. 2 secondi alla E. Mi è arrivato quest'altro. E vabbè. Uno ci prova pure a doggiarlo nella vita qualcosa. Grosso quanto tutta la mappa. Chiappa di questo. Oh mamma santa, mica, ma non l'aveva appena fatta la Q a Mumu. Ma ce l'ha tipo 2 volte, è vero? Allora, se giocate a AD Carry, fatevi un favore nella vita. E non siete Miss Fortune. Bannate Brand. Perché Brand è proprio. Ciao, sono un mid laner che non ci ha creduto abbastanza. E quindi devo andare a rompere i coglioni botley. Dammi sti cuoricini però. Meanwhile, il top laner al quale ho preso Darius se fa una doppia così. A posto, buddy, cioè. Dillo allora, l'hai vinto tu il game. Che coglioni questo mo comincia coi cespugli. Altra kill a Darius. Buono come il pane. Che palle. E vabbè.
C'ho lì, Ale. Non te l'aspettavi che venivo avanti, eh? Non se l'aspettava. Carino. Forse è meglio contro... E niente. Kha'Zix. Kha'Zix che piglia il bonus del damage perché è da solo. Bravo. Resettami quella lane, per favore. Pusciala bene, però. No, io sto 1-1-1. Mi sta bene. Non ho pigliato un assist, però va bene. L'importante è che questo non abbia preso kill. Poi fondamentalmente loro a livello 6 devono aver paura. Ma ce ne devono avere parecchie. Kha'Zix, mamma mia, mi hai fatto pian infarto. Eh sì, Wolfino è la ranked della buona no. L'unica cosa che mi spaventa è che questo Jhin ha farmato troppo bene, cioè rispetto a me. Continuo a farmare bene. Perché Brand mi zona un po' troppo. Comincia questo a mettere la sui minion, che palle. Ma nel spuntia c'è già la maionese, cioè praticamente hai messo due volte. Umo. Quanto ti manca il 6, Mumu? Perfetto. Stunna qualcuno? Ulta? No, ma... Mumu, se ti giravi e li stunnavi prima, magari... Potevamo fare qualcosa.
Vabbè, però, sveglia! Pingato 25.000 volte quel cazzo di Drake. A Mumu come c'è morto? Ah, non c'è morto. Io adesso a schicchera, vi? Ce lo prendere. Non è vero, non possiamo via manco cazzo perché è tornato schifido qua. Non è vero, una ce la pigliamo. Via. Amumu non c'ha palle proprio. Non c'ha palle. Ma c'ha paura dell'ombra sua sto cazzo di Amumu. Ma che è? Sei Amumu, santa pazienza. Sei un fottuto Amumu. C'hai più armor che sentimenti. Bene, ci hanno visto tutti. Voglio prendere questa cazzo di torre. Ho ultato apposta la wave. Ah. Mi piace fare strani esperimenti, volevo metterci l'avocado ma sbucciarlo ora non andava. Io ho letto esattamente 5 minuti dopo. E era meglio se non lo leggevo quel film. L'avocado corton, cioè nel... Mamma santa, vai Kaziz che la sciotti, vai. Kaziz ha cominciato a fare il Kaziz della situazione, sciotta la gente.
a Momo. Di grazia. Ma il mio team dove cazzo sta? Ari col Drake up se n'è andata in base. Mannaggia tutto. Meriti di morire, Ari. Meglio di no, va? Meglio di no. Meglio di no. Meglio di no. Ah, Mumu comunque con la ulti up che non ulta Trindam. Dai, ma Mumu è forte support. Sì, ma se lo sai usare. Ah, questo è il silver. Comprano un sacco di vision. Questi sono tutti silver, mi hanno detto. Dovremmo sigillare su questa. Scappa, scappa, sorella. A Mumu. Disingaggiata. Ok, gli abbiamo portato via l'ultimo. Io sono praticamente la loro kill, cioè sono il loro focus principale, quando però dovrebbero focussare a Ziz. Mi fa piacere. Perderanno il gioco per questo. Perderanno il game comunque per questo, perché dovrebbero focussare a Ziz, non me. Io sto 1, 3, 6 e lasciano fare a Kaziz 9 kill il cazzo che gli pare. Se vogliono usare le loro risorse su di me, che attualmente non sono la win condition, e non provare a fermare l'unico che praticamente può vincere il game da solo, fanno bene. Se vogliono giocarsela così, che cosa ti devo dire? Hanno perso il game così. Mo sono andati tutti top a cercare di stoppare Darius. L'unica di cui non ho visione è Irelia. Che potenzialmente anche... Eccola là. Ok, sta regolando per venire a fermare me bot. Ma io faccio sta wave e me ne vado. Ciao. C'è il Drake, ce la facciamo ad andare tutti quanti al Drake, per favore? Per favore, c'è il Drake, non state là. C'è il fottuto fucking Drake, altri due Drake regalati ed è una soul.
Comunque, a Mumu che è full tank, però si mette paura di andare in frontline. Ancora lo devo capire, sinceramente. Perché andare a fightare là quando c'avevamo un free Drake? Non le capirò mai, se go. Vabbè, loro sono tutti top. Perfetto, hanno perso una T2. Ciao. Cioè, per difendere quella T2 ne hanno perso una. Io col cazzo che. No, sono andati a fermare Darius in 5. Hanno perso un Drake e una T2. Non li capi, non capisco i miei, ma non capisco neanche gli avversari. Onesto. Non sto capendo un cazzo, sinceramente, questo game. Loro semplicemente vedono un'icona rossa sulla mappa. E chasano, non gli importa. L'importante è fare a botte, capito? Ma l'abbiamo evocato noi quel coso. Cioè, pretty useless, Imo. Madonna, Darius! E in tutto questo, Amumu dovrebbe essere la frontline. Capì? Amumu dovrebbe essere la front. Sta sempre dietro a noi. Non, cioè, dovrebbe stare avanti a tutto e sempre dietro. Ha la ultimate. L'ha usata non so dove. Ha un ultimate che può bloccare 5 di loro e non la sta usando. La usa su un personaggio singolo. Mi sta facendo venire, non lo so, il latte alle ginocchia questo cazzo di Amumu. Il latte alle ginocchia. Cioè, noi abbiamo le due ultimate che in combo secondo me sono le ultimate più forti del gioco. Tryndamere si sta facendo il Baron da solo. Possiamo mettere una vision, un qualcosa in quel cazzo di bit? Ma se non la compro io. Quel cazzo che la vediamo, penso che. La fai i polli, io va. Quella ci muore un'altra volta. E a Mumu che scappa, cioè, capito? Guarda. A Mumu ha guardato Ari. Ma non è che si ci è messo davanti. Per provare a fare qualcosa. Ah, mo ci va. Cioè, a Mumu non ci entra quando ci deve entrare, ma ci entra quando non ci deve entrare. Cioè, non lo so, io voglio impazzire, voglio impazzire. Questa Mumu mi sta facendo impazzire, mi sta facendo venire
il male dentro questo amore. C'è il cazzo di Drake. Che dite? Possiamo andare al cazzo di Drake tutti quanti insieme? Ci si può? Non andare là in mezzo, Kaziz. Ci serve il tuo smite per il Drake. Non ci andare, Kaziz. 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 Ka. Ka. Non... Vabbè, vai pure. Fai un po' come cazzo ti pare. Se lo dici tu. Porca puttana. E mi recupera un po' di vita. E pingalo prima l'anime chi te viva. Vabbè. Tanto ci vogliamo far ciulare pure questo. Andiamo. Ce la facciamo, Darius, e te? Non penso. Se Ari veniva non diventava così tanto rischi quanto invece è stato, perché porca puttana Ari si doveva fare la T2 top, no? Ari, la split pusher. Eviterei questa frase davanti ad Antonio con la spada, Wolf. Onesto. Quante volte te l'hanno detta, Antonio, nella vita? Che stiamo a fa qua di preciso? E allora scusate, ma... Madonna, ma chi è che continua a mettere quella word là dentro? Vabbè, ma se vince dei fight così senza di me, allora io split push. Sarebbe bello se ne avessi la settata al menù.
Non ci posso andare, no? Madonna santa, sono tutti proprio. Sono tutti pronti. Questo è Soul, tra le altre cose. Gli abbiamo regalato una soul. Mi fa piacere. Perché quando chiamavo il Drake io, era meglio andare a chaseare nella giungla. Una soul regalata. Una soul proprio regalata. Che schifo. Che schifo. Tra l'altro manco una soul di merda, capito? Non mi portate quella cosa addosso. Io mo ci avrei l'ultimate per fare qualcosa. Ma sei folle a rientrarci così? Rip. Irelia. Per favore. Kaziz, perché sta andando a funghi in giungla? Abbiamo il jungler, che è la nostra win condition, che però è anche zero macro.
No, facendo il barone, Kaziz, porco del tuo. Non dire parolacce, se no chiamo la polizia. Ele. Sono tutti là. Famo questo. Rascialo, vai, 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 vai. Ari. Sei una cazzo di imbecille di merda. Immaginatevi se Ari fosse venuta una volta a questo cazzo di Baron. Una volta. Porco del suo signore. Io adesso lo pingo, porca puttana, l'ho spampingato. Ci possiamo andare tutti quanti insieme per una volta? No. Una volta, una sola volta tutti quanti insieme. Possiamo andare all'Elder, per favore? Un Drake, riusciamo a farlo tutti insieme? Col jungler che viene al cazzo di Drake, per favore. Ari di grazia. Ari di grazia, che cazzo stava facendo? Ari, non è riuscita a ruotare su un Baron una volta? Ari ha avuto un positioning di merda e gli ha regalato l'Elder. L'Elder Drake. Praticamente Ari gli ha regalato il game, porca puttana. Io non ce la sto facendo. Ma sento. E un Drake gliel'abbiamo tolto. Kill.
No, GG per quello che ho appena combinato io là a terra. Mannaggia tutto, mannaggia. Che game terribile! La shot calling a Darius è l'unico che ha seguito le call. L'unico. L'unico che ha seguito le call. L'unico. L'unico. Ma e il client comunque di League of Legends funziona bene. E 30 LP, ne ho 24. Sicuro ho fatto meno danni di cazzezze. Immagino che quel great shot calling 27k, 45k. Ah, vabbè, noi si stavano sempre a fightare. Ho fatto meno danni di Arianna. Più danni di Jhin. Meno Brenda 50k di danni. Ragazzi, Brenda 50k, 7, 11, 13 Brenda 50k di danni, perché sono un campione che mette 70 miliardi di dot, ok? Tutto il mio kit è tutto un dot. Poi c'ho questo item che mette un dot. Stranamente non ho fatto anche l'altro item che mette un dot, però quest'altro item mette un dot. No, non c'è bisogno che attacchi qualsiasi cosa. Lui quando ti piglia con la W, no? Quella, quello schifo che mette a terra che poi fa pff. Hai visto che poi effettivamente io continuo a bruciare. Cioè il mio corpo c'ha questa sorta, con questa skin era verde. Ok? Non so se hai visto che a un certo punto quando siamo andati in due, siamo andati e Kha'Zix su Brand Bot, Kha'Zix si è allontanato perché c'aveva un cerchio. Perché in pratica se ti fa la full combo lui ti mette questo dot più grosso ancora, che dopo un tot di tempo esplode. E se c'hai qualcuno vicino lo infetta a sua volta. Infatti c'è stato un momento dove Amumu si stava avvicinando, io ho fatto un passettino verso dietro e non mi sono presa quel dot là. Quindi è un campione che di suo, cioè adesso noi ce li andiamo a leggere, cioè la passiva. Ma qua, collection, se funziona il client. Allora, Brand Spell Light is target ablaze. Dealing damage over 4 second. Quindi mette questo ablaze, penso sia come si traduce. Comunque una volta questo coso fa danno per 4 secondi. Ok, bruciatura. Quindi illumina i suoi nemici di una bruciatura. Una volta che fa danno per 4 secondi, quindi overtime. Quindi dopo che lui ti ha fatto la skill, per 4 secondi dopo che ti ha fatto la skill, tu bruci, fondamentalmente. Se stacca 3 volte, e stacca 3 volte, scusa, non è che se, stacca 3 volte.
Se Brand killa un nemico mentre è bruciato, rigenera mana. Quando la bruciatura raggiunge il massimo delle stack, quindi 3, su un campione o su un large monster, quelli della giungla, it becomes unstable, instabile. E detona dopo 2 secondi, applicando l'effetto delle spell. E facendo il massimo danno nell'aria intorno alla vittima. Quindi quando Amumu c'aveva, a un certo punto tu vedevi un cerchio intorno ad Amumu, era perché Amumu si era preso le 3 stack della bruciatura e quindi dopo 2 secondi sta cosa esplode e fa danno massimo a tutta l'aria intorno al nemico. Senza contare che se lui ti ha preso con la W e con la E, perché lui ti fa W, E, e ti applica la ultimate, la sua ultimate rimbalza su tutti i campioni. Cioè su tutti, vedi come rimbalza? Sì, sono danni, si chiama DOT, Damage Over Time. E fondamentalmente quello lì di prima, cioè perché se andiamo a vedere item, ci sono. Lo devo. Non lo posso vedere più dal client. Gli item. Siamo seri? No, ma è bello sto client. Ok. C'è la. No. Questa mi sa che fa. Mette dot. Sì. Holy Champion Damage Detonated Mark, dealing an additional 90-150, quindi questa mette un. Cioè, questa fa un'esplosione che è tipo un dot. Questa mette fondamentalmente un dot, ma più che altro non è un dot. Applica Grievous Wound, ferite gravi, quindi non fa danno over time. Questo si può dire che applica un dot, ma non è propriamente un dot. Ciao Zarchino. Questo qui in pratica applica. Ok, ce l'ho. On effect. Quindi praticamente quando vieni colpito da un'abilità di un campione che ha questo o questo o questo, ti pigli il damage on effect, che poi non è damage in questo caso, ma applica uno slow, ti rallenta. E lui aveva questo, quindi venivi pure rallentato nel momento in cui ti prendevi una skill, che per lui fondamentalmente è un core item, insieme agli altri due che adesso andiamo a vedere, di cui lui tra l'altro non ne aveva uno di questo core item, perché immagino si sia fatto il voice staff, non mi ricordo, per rompere la resistenza magica che aveva sicuramente buildato sia Darius che Amumu. Quindi ti slowava con questo, poi aveva questa. Dealing ability damage burns enemy for 1,2 della loro salute massima e fa danno magico per ogni secondo per 4 secondi. E ogni campione che viene affetto da questo danno overtime ti dà 10 armor e 10 magic resist. Quindi puoi arrivare a un massimo di 2,5 armor e magic resist per ogni campione affetto dal dot. Sì. No, ma è anche molto fastidioso bot lane. Però, come hai potuto vedere, si ci gioca tranquillo. Cioè, le perdi le partite. Perché fondamentalmente qual è il problema? Lui deve prendere le kill.
Se non farma, deve prendere le kill. Quindi, o lo giochi insieme a una AD carry che scala bene, e quindi un hyper carry, come per esempio potrebbe essere una Tristana, una Jinx, una Caitlyn, ovvero quei personaggi che scalano farmando, che farmano e al minuto 20 fanno ehi là, è qui la festa perché hanno soltanto farmato. Sì, però il problema qual è? Che per fare i suoi scaling, cioè lui fondamentalmente è un mid laner. I mid laner si giocano mid laner e non sulle altre lane, perché le altre lane sono curve. Mi fai uno shout out a Zerchino, Anto. Le altre lane sono curve, quindi che cosa succede? Che la curvatura della lane influisce anche sui minion. Questo che cosa significa? Che mentre quando io sarò a livello 5 con il top laner, il mio mid laner avrà già fatto il livello 6, perché per fare la curva i minion nelle side lane rallentano. Ok? Quindi ci impiegano più tempo, la strada è più lunga effettivamente rispetto alla mid lane. Infatti i minion arrivano prima. Per questo mid si giocano quei campioni che hanno bisogno di scalare prima. E poi si giocano mid, soprattutto per esempio Katarina. Perché non si gioca top ma si gioca mid? Perché Katarina piglia il suo power spike mid, fa il 6 prima della bot lane avversaria, pusha, non riesce a prendere la kill sul laner avversario, fa roaming bot. Anche perché se va bot e si prende una double, Katarina si è presa due reset. Quindi la si gioca in corsia centrale perché così può roamare meglio, ma anche perché prende gli scaling prima. Stessa cosa, Brand support. Si gioca support perché mid è troppo outscalato dagli altri campioni che al momento sono in meta. Quindi è un mid laner che non ci ha creduto abbastanza, ma in realtà in late, come support, perde di potenza. Capito? Poi dipende sempre nelle mani di chi sta. E generalmente i suoi core item sono questo perché oltre al suo dot gli metti quest'altro dot, infatti lui ce l'aveva. Quindi oltre al suo barn di 4 secondi avevi anche quest'altro barn del Demonic Embrace. E poi generalmente si ci fa anche questa. Dealing damage with abilities cause enemy to burn for 15 più 1,5 ability power più 1 della massima health magic damage per second per 4 secondi. Quindi se aveva questa e questa, lui praticamente ci applicava 3 dot per 4 secondi. Non so se hai visto che bot mi ha preso con una skill a un certo punto quando c'era Kha'Zix. Io non mi sono presa l'esplosione del marchio di Kha'Zix. Eppure ho continuato a farmare i minion perché io avevo lifesteal del primo item che ho chiuso. Oddio, come si chiama? E quindi io sono rimasta indietro a fare i minion. E per lifestealare, perché io in realtà mi sono presa una skill e tutto quello lì. Come non trovi? Che bello. Mo' l'ho finita la partita. Ah, eccola qua, questo. Solare Eclipse, come cazzo si chiama? Lunar Eclipse. Lo sai. Questo, l'Eclipse. Che mi dava lifesteal, Omnivamp. Perché sono fermata indietro? Per lifestealare, perché quello con una skill mi aveva messo due dot, stavo a morire bruciata. No, comunque eccolo qua perché non si è fatto la maschera. L'ha sacrificata in funzione della Zhonya sperando di counterare Kha'Zix. No, che cazzo sto dicendo? Questo non si è fatto la maschera perché non sa buildare, ha fatto il Luden, quindi la maschera non la poteva fare più. Tutto qua.
Io comunque questo lo banno, da Di Kerry lo banno. Il problema, sai cos'è? Che queste 7 kill qua le ha prese a lui. Che per quanto poteva scalare, comunque era full build. Era full build, ma mi sa che ci è arrivato tardi. Io non c'ero full build e gli ho rotto la faccia. Vabbè. Via. Ultimo game mucho e ce ne andiamo a nanna. Senti come si rompe pure l'audio del client. Ok. Quanto è bello questo client, no, ma non mica lagga questo client. No cure for fools. Fortune doesn't favor fools. Welcome back. Ma il client lo senti come cazzo sta laggando? Ma perché non hai piccato Amumu alla fine? Era così bello quel pic di Amumu. Danna P ce l'avevamo. Sì, era rotta la musica, infatti. Non è che ti sembrava, era così. Zix di Kerry, mi sento male. Una lane full poke questo.
Si vede il gioco. Ok. Io me la sto pensando. Vabbè, saltiamo così. Poi Dio vede e provvede. Don't get cocky. Devo andare a comprare la spadina, ma è meglio dare il liscio al jungler. Ah, si è svegliato correndo. Tanto puzza di jungler. Ok, no, è mid. Dai, vabbè. Sì, ragazzi, c'è solo un problema, che io non c'ho vita. Ok, possiamo andare a comprare bella per te. Tutta la vita questo. Not a problem. A
No. Ok. Che sfiga beccare il disconnector da proprio sul gank comunque. Che sfiga. Ci abbiamo troppi mini. Per favore. A posto, io non ho preso manco l'assist, sì, qualcosa, però vabbè. Non la devo regolare perché lui c'ha sicuro più oggetti di me. Vezzo mi poteva dare una mano a fa... L'ultimo pezzo di torre. Ma perché? Compravo se questo. Ma attacca l'altro, era praticamente andato. Chi io? Avevo finito tutto, come l'attacca? Ah, Vez. Vabbè. C'ha tutto un focus suo. Troppi minion, lo zii. Apposto. Tra parentesi, questo è un altro mid laner. Capito?
Cioè, è un mage praticamente. Le kill che potrebbe lasciare a me le sta a prendere lei. Ok, giustamente gli servono i suoi spike. Va bene così. Vez, non t'ho trastato, c'hai ragione. Ma forse ho fatto bene a non trastarti. Ci morivamo tutte e due. Donna santa, Ziggs poi con sto spam. È una cosa bellissima. Donna, perché è stupido lui che te l'ha tirata troppo indietro, Vez? Perché sennò ti aveva fatto il dive sotto tuo cielo. L'aveva spinta a far dive. Mi è scoppiato un mal di testa a guardare le bombe dei Ziggs, pure a me. Ha fatto quel passo in più che non doveva fare. Oh, mi sa di cannoncino. Play it e poi ce ne andiamo, eh. Ma vabbè, possiamo prenderla un'altra play. Poi posso dire una cosa. Ziggs. Non gli ho dato i soldi della kill. Non gli ho dato manco i soldi della kill, ragazzi. Sono una pessima persona. Che cosa la devo dire? Che cosa devo dire? Turret plating will soon fall. Ah, la stavo a dire. Ziggs ha una ultimate dove lui da larga distanza praticamente lancia un cerchio sul terreno più o meno grosso così e esplode, cioè tira una bomba gigante sul terreno. Dopo un po' questa bomba esplode. L'hai vista poco fa, l'ha fatta qua. Ok. Il problema è che questo campione qua invece fa questo. Ti mette una sorta di zonia. Ok. Quindi sono praticamente... No, quella lì è di... è di questo campione, di Bard. Ok, e Ziggs invece ti fa la bomba sul terreno. Praticamente la sua ultimate counterà l'ultimate del suo carry.
Se me la tira mentre io sto... Capito? E questa è la cosa, sono penso la... La peggio combo che potevano scegliersi. Oddio. Arrivano tutti per me? Sì. Mamma santa, e quanti siete? Tutti per me, che carini. Ci avete rotto la pianta. Non possiamo raggiungervi praticamente. Io, raga, c'è solo un problema. Quello muore. Perfetto, fa more Drake. Ce l'hai lo smite, ecco. Perfetto. Ecco, aveva lo smite. Questa è stata la sua risposta. Questa era la bomba di Ziggs, capito? Quella era la bomba di Ziggs. Quindi praticamente se ultano insieme si annientano le ultime a vicenda. Boh, così, terzo back, Yomo. A me non è... Ah, il terzo back, il terzo back però. Una mano su Irelia non me l'ha data nessuno. Vabbè. Vabbè, io non... La voglio un altro bel champion. Si è rifullata tutto. Comunque ho usato la pianta, sono morta nel muro. Sì, no, tra un po' sorrendano, per forza. Allora, siamo a 18 minuti. Probabilmente il surrender lo stanno anche chiedendo, ma se uno soltanto del loro team glielo nega, probabilmente Ziggs, che verrà, che avranno flammato perché ha perso la botlane, se uno solo di loro non accetta quello lì, l'early surrender che puoi fare dal 15, loro non surrendano. Invece, per fare il surrender servono due. Cioè serve almeno... Bello è che insieme al flash ho fatto parte pure la ultimate. Solo che non ho fatto parte neanche il tick della ultimate. Eh
Era un'azione bella clean proprio, se non avessi... Uè, salve! Chi te sei in culo, Viego? 4, 3, 2, 1... Io mi sono fatta le swiftness apposta per te. C'è il Drake. E questa è apposta per Irelia. Questa è apposta per Irelia proprio. Guarda. Che poi voglio fare la... La motosega, non voglio fare la... Vabbè, il Laoi. Ma è strano che non abbiano surrendato. È game? E mi sono presa pure 50 gold del Nexus, a fangu. Buonasera, arrivederci. Diamo l'honor, il GG a Vex che si è fatto praticamente la botte da sola. I honor you, Zix. Zero sette, zero otto, zero sei. Top, cioè l'unico che ha capito kill sono stati Viego e Irelia. Di cui una su di me, Irelia. Che è lì dove mi si è fatta esplodere. Io sono morto una sola volta da Irelia, perché l'altra era l'executed che mi sono fatta fare botto per non dargli volto. No, vabbè. Ah, funziona. Prima ho droppato questa, la volevo aprire, perché ho fatto il 270. Talia e Zendo, li posso shardare tutti e due. Posso shardare anche almeno due di questi singed. Poi se mai vorrò fare la maestria su singed, cioè Talia chi cazzo la gioca. Vabbè, teniamoci, che mi servono essenze blu. Io mi sa che avevo droppato. C'è qualcosa che non mi cosa, perché io prima volevo piccare Vex per Vex, ma non ce l'ho sbloccata. Pure io mi ricordavo di averla sbloccata. Che mi fosse uscita con le shard.
Evidentemente l'ho sognato. Vediamo le skin se ho qualcosa da rirollare. Potrei rirollare questa e basta, perché le altre sono tutte in 75. Vabbè, basta, direi basta così. Andiamo a fare un raidino. Vediamo un chi c'è. A cui fare un raidino. Allora, andiamo a salutare donne. Quindi, ringrazio, mentre va il raid, Lucio per il raid, Cage Banshee 94 per il follow e Lucio per la sub. Al solito noi ci si ritrova su Telegram, Discord e su Instagram per le prossime live. Molto probabilmente domani, forse, cioè, penso che domani ci guardiamo un film su Discord, perché dipende anche un pochettino come sto io, come va la febbre, se scende o se sale. E nel caso comunque ci aggiorniamo nel gruppo Telegram. Grazie a tutti per la compagnia. E ovviamente grazie sì, al mio moderatore. Stasera c'era solo Anto. Grazie Dalaster per aver lisciato la spada. Notte a tutti.